Se dal 29 al 31 luglio vi troverete a passare dalle parti di Fonte della Guardia sulla Remogna a Roccaraso, siate vigili, aguzzate la vista e drizzate le orecchie, perché potrebbe capitarvi di imbattervi in qualche creatura magica dei boschi. Non date la colpa alla stanchezza o al caldo, però, perché non ci sarà nulla di strano nel trovarsi di fronte a un simpatico folletto, perché in quei giorni, a Roccaraso, si celebra la 19ª Festa Internazionale degli Gnomi, una festa dei bambini, delle famiglie e della natura, per promuovere la montagna abruzzese nell'ottica di un turismo culturale, sostenibile, destagionalizzato e ovviamente magico. Daniele Damario, assessore regionale alla cultura e al turismo, la Festa Internazionale degli Gnomi diventa anche un modo per promuovere il nostro territorio. Si tratta di una festa importante nel suo genere, forse la più importante d'Italia, che ha un duplice scopo, quello di promuovere il territorio, di destagionalizzare il periodo estivo, il periodo vacanziere, e sicuramente anche quello di promuovere le buone pratiche di rispetto dell'ambiente. Sarà anche un modo per renderla una festa sostenibile e di educare i bimbi alla sostenibilità ambientale. Francesco Di Donato, sindaco di Roccaraso, che festa sarà? Sarà una festa straordinaria, una festa post pandemia, si spera, con numeri importanti, impressionanti, e sarà una festa dove ricongiungeremo le famiglie alla montagna, alle nostre bellissime località da tutta Italia e anche dall'estero. Numeri importanti, oltre 3.000 presenze giornaliere, tutto il territorio dell'Alto Sangro sold out, e siamo contenti. L'organizzazione è imponente, che merita l'attenzione necessaria anche da parte vostra dei media. Grazie. La 19ª edizione della Festa Internazionale degli Gnomi a Roccaraso è stata presentata in conferenza stampa a Pescara nella sede del Consiglio regionale in Piazza Unione, alla presenza tra gli altri dei folletti Tittino e Pozzanghera Fanghiglia. Zenone Benedetto, direttore artistico della Festa Internazionale degli Gnomi, cosa accadrà a Roccaraso dal 29 al 31 luglio? Beh, ci saranno spiriti fatati e qui ne possiamo già vedere due molto importanti, il folletto Tittino e Pozzanghera Fanghiglia, che giocheranno con le famiglie e bambini che verranno. Ci saranno tantissimi spettacoli, sia diurni che notturni, su posizione fissa sotto gli alberi, faggi, pini, insomma ce n'è veramente di tutti i tipi, e spettacoli notturni con lanterna, quindi con draghi, unicorni. Abbiamo un mondo fantastico da proporre anche in questa 19ª edizione. Ma io vorrei chiedere a questi gnomi, ma dalla montagna al mare oggi fa anche particolarmente caldo, è stato complicato per voi venire qui? No, noi siamo abituati a tutto perché viaggiamo con le libellule che ci portano e quindi sentiamo fresco. Il viaggio è stato comodo sulla libellula? Comodissimo, fresco e ventilato.